l'autore è un certo, come si vede nello scudo di San Michele, Domenico Viola, che non è molto conosciuto, ma che fu maestro del Solimena. Questa tavola poi fu rimaneggiata dal De Matteis, il quale De Matteis cambiò semplicemente il nome sullo scudo e mise De Matteis invece di al posto di Domenico Viola, lasciando anche cavaliere dell'ordine equestre dell'ordine equestre del Santissimo Crocifisso, una cosa del genere che oggi non esiste più. Ma dai documenti non si è mai saputo che il De Matteis fosse cavaliere di quest'ordine equestre, quindi probabilmente il De Matteis ha rifatto qualcosa in un'epoca leggermente posteriore, o addirittura si pensa che Domenico Viola sia morto durante proprio il confezionamento di questa tavola e che quindi il De Matteis l'abbia terminata. Nel ripulire, nel restauro della tavola sotto la regida, sotto la sorveglianza della sovrintendenza, abbiamo scoperto il nome di Domenico Viola e si è inserita in un altare coevo, cioè del 1700, e questo complesso, altare, cornice e tavola, era nella Cappella del Trivio e dietro questa tavola c'era quell'affresco che quindi molto probabilmente è del 1600, si pensa inizi, fine 500 e inizi 1600. In questa cappella poi ho portato altre vestigia di questa chiesa. Questa è una colonna alla mia sinistra, una colonna che apparteneva al vecchio pulpito che ormai non c'è più perché fu abbattuto, non so cosa sia successo nei lavori di restauro del terremoto, ed era stata ridipinta successivamente. Nel restaurarla è uscito il disegno di marmo, del marmo originale del Settecento. La stessa cosa è per la colomba dello Spirito Santo, la quale anche era annerita, era nera completamente, e pulendola, restaurandola, abbiamo riportato alla luce la duratura originale del Settecento. Questa invece è una croce che era all'ingresso della chiesa e sulla quale c'era un crocifisso, un Cristo crocifisso del 1700 che poi fu rubato durante i lavori dell'82. Anzi, per rubarlo gli spezzarono le mani perché, come si vede, ci sono ancora i giodi originali, il cartiglio Inri è originale come anche la croce del 1700. Io ho ricostruito la cappella qui del Santissimo proprio per conservare meglio queste testimonianze storiche della nostra città, della nostra fede e anche per mantenere un patrimonio, mantenerlo bene, mantenerlo custodito, mantenerlo curato, un patrimonio che altrimenti poi sarebbe andato perso e sarebbe stato un grande peccato. Colgo l'occasione per rivolgermi attraverso questo breve filmato a tutti per augurare